amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come potete vedere, postazione differente. Andiamo a vedere un prodotto dedicato per le nostre autovetture, manutenzione ordinaria ed extra, quindi possiamo fare un po' tutto. Parliamo di Mucar 892 Bluetooth. Uno scanner bidirezionale. Vengo io. Che significa? Significa che può sia ricevere che trasmettere dati. Anche questo scanner ha gli aggiornamenti gratuiti a vita. Alleluia. E devo dire che l'idea non è assolutamente malvagia, perché altrimenti dopo un anno gratuito di utilizzo bisogna accendere un abbonamento che può variare dalle 50-60 fino ad arrivare alle 100 euro. La seconda cosa che vi dicevo è per quanto riguarda le funzioni totalmente gratuite, che possono andare dalla manutenzione normale della nostra autovettura fino alla codifica ECU, ai test bidirezionali e quant'altro. Altra cosa particolare che è una figata secondo me, c'è un display e il modulo dongle dietro collegato in maniera magnetica. Si collega alla presa OBD della nostra autovettura e lo stesso trasmette i dati su questo display da 8 pollici touchscreen, dove si fa tutto qui. E la caratteristica fondamentale è che ha un sistema operativo Android e possiamo anche andare su internet, YouTube, andare a vedere magari il tipo di errore e capire meglio di cosa si tratta. Altra informazione che in questo periodo va molto alla grande è l'intelligenza artificiale, di cui questo strumento è dotato. Allora, vediamo un attimino da vicino come è strutturato, molto bene, e gli accessori che si trovano all'interno di una valigetta spettacolare. Troviamo un cavetto di rete, un libretto di uso e manutenzione con lingua anche in italiano, l'adattatore di rete con la presa USB per andare a alimentare lo scanner, e abbiamo tre tipologie di prese, europea ed altre due. Per la sostituzione basta cliccare il pulsantino e si sfila e si va a intercambiare con le altre due. Il cavetto USB di tipo C. Troviamo anche questo adattatore OBD2 che si sdoppia e va a un cavo di rete e un'altra presa OBD2, in quanto questo Mucar 892 Bluetooth supporta i protocolli CAN FD e DOIP, quindi si può eseguire la diagnosi di tutti i sistemi per oltre 120 marche di auto. Questo è un altro adattatore da USB a cavo di rete, pulsante di accensione, presa USB di tipo C, degli angoli rinforzati con una plastica rigida, quindi anti-urto, e qui dietro abbiamo questa leva che serve per posizionare e mantenere lo strumento in piedi, quindi possiamo sia utilizzarlo in questa maniera su un banco di lavoro, sia posizionarlo magari sul volante della nostra autovettura per mantenerlo fermo o sul cruscotto. Basta tenere premuto e si va a accendere lo strumento. Scegliamo la lingua italiano. Andiamo avanti. Questa è la schermata principale dove sono presenti tutte le funzioni che possiamo utilizzare su questo scanner. Diagnostica, abbiamo ricerca automatica del VIN, la modalità diagnostica, abbiamo la modalità OBD2 per andare a vedere il monitoraggio dei sensori e quant'altro, la storia, il rapporto, qui abbiamo il feedback, abbiamo la comunità. E poi abbiamo intelligenza artificiale, manutenzione, poi abbiamo gli aggiornamenti e qui ci sono le informazioni. Una volta che abbiamo dato connessione andiamo su accedere e ci dice da verificare se ci sono eventuali aggiornamenti del software. Scaricamento. In questa finestra possiamo verificare che è disponibile una nuova versione del software e la sta scaricando e installando. Facendo lo swipe dall'alto verso il basso abbiamo questa sorta di barra di stato dove abbiamo il wifi, il bluetooth e le varie impostazioni, luminosità e volume, e possiamo accedere o mettere lo schermo in orizzontale o verticale, registrare un breve video o fare uno screenshot.
Per quanto riguarda la memoria di questo strumento è di 64 GB, ma possiamo ampliare la stessa tramite una pendrive collegandola alla presa USB. A questo punto possiamo utilizzare il nostro scanner. Fare una ricerca automatica, diagnosticare OBD. Se andiamo a diagnosticare, quindi andiamo ad eseguire una diagnosi della nostra autovettura, Nissan in questo caso. Eccola qui. Ho anche già aggiornato il software. Quindi si va a collegare allo strumento collegato a sua volta alla presa OBD2 della autovettura. Va a fare la lettura VIN, quindi del telaio del modello della nostra autovettura. Oh, da qui abbiamo queste possibilità. Possiamo fare una ricerca automatica, una selezione manuale, una scansione intera. Possiamo programmare il codice e settare le varie funzioni. Da qui possiamo tradurre il menu, programmazione e impostazione del codice, funzione speciale comune. Quindi abbiamo la possibilità di ripristinare la scheda del servizio dell'olio, sostituzione pasticche freno, ripristino sensore pressione pneumatici, batteria. Quindi andiamo su batteria. Ha trovato questi due menu: modo di distribuzione intelligente dell'energia e sistema di comando carrozzeria. Il primo menu serve per andare a resettare la centralina una volta che abbiamo sostituito la batteria. In teoria sulla Nissan non dovrebbe servire questa opzione. Andiamo su OK, stati attuali, completato. Altra cosa sicuramente utile è il ripristino del sensore della pressione dei pneumatici, che sulle nostre Nissan Qashqai a volte fanno capricci quando andiamo a invertire gli pneumatici, perché a volte non si resetta. Vediamo se funziona anche questa opzione. Vedete, da qui possiamo andare a scegliere i quattro sensori: fronte L, fronte R, rear R e rear L. Se diamo inizio, attenzione, se si sfiora OK, tutti gli ID correnti vengono cancellati, però io per il momento non lo vado a resettare. Altra funzione sicuramente importante è la rigenerazione del filtro particolato diesel. Allora, tradotto, che dice qua? Sensore, pressione, rigenerazione del servizio dopo sostituzione del FAP. Rigenerazione del servizio. Allora, dobbiamo accendere il motore e metterlo al minimo. Auto accesa, vediamo se è supportata questa funzione. Questo comando aumenta il regime del minimo, quindi vedete ragazzi che funziona. Io non vado a eseguire questa rigenerazione perché vi ho fatto già vedere tempo fa con un'altra OBD2 che ho eseguito la rigenerazione completa dalla mia autovettura, però vedete che è supportato anche questo servizio e devo dire che non è assolutamente male. Altra cosa molto ma molto interessante ed utile è la possibilità di andare a sbloccare il freno posteriore automatico per la sostituzione delle pasticche. Vedete, sostituzione pasticche freni. Ovviamente dobbiamo avere sempre il quadro acceso e qui ci dice partenza in salita o sistema antibloccaggio. Noi andiamo su partenza in salita, iniziare la sostituzione pasticche freno o terminare la sostituzione delle pasticche freno. Andiamo su questa opzione. Clicca su OK prima di sostituire la pasticca dei freni posteriori. Clicchiamo su OK e ci dice risultato del test. Andiamo a cliccare qui e avviamo il test. Quindi significa che andiamo a sbloccare il freno posteriore. Ovviamente, ragazzi, il freno deve essere già sbloccato e il comando su P. Una volta che abbiamo fatto ciò e abbiamo il quadro acceso, andiamo su Inizio e sentite che sta sbloccando i freni posteriori, quindi sta facendo rientrare i cilindri. Ecco qui, tutti e due sono rientrati. Una volta che abbiamo finito la sostituzione delle pasticche posteriori, torniamo indietro
e andiamo a fare terminare sostituzione pasticche freno. Clicchiamo su OK e eseguiamo di nuovo il test. Comando in corso. 1 e 2. Comando ultimato, quindi ha riportato i cilindretti alla massima estensione dopo che abbiamo sostituito le pasticche posteriori. Ragazzi, è veramente uno spettacolo. Funzioni freno, rilascio freni, vedi qui abbiamo anche la possibilità di rilasciare il freno, modifica il sistema, insomma ci sono tantissime cose molto interessanti. Altra cosa che possiamo fare con questo scanner è la regolazione dei fari adattivi della nostra Nissan Qashqai. Sistema di illuminazione anteriore adattivo. Illuminazione adattiva. Ok, regolazione livellatore. In attesa del vostro intervento dobbiamo cliccare e poi andare su inizio. Regolazione completata. Lateralmente troviamo tutto quello che c'è all'interno di questo strumento. Quindi abbiamo la ricerca automatica, la diagnostica, OBD, storia, rapporto, poi qui abbiamo l'elenco di manutenzione che sarebbero queste 35 opzioni gratuite, software di diagnosi del veicolo, software di manutenzione, qui per quanto riguarda gli aggiornamenti, vedete sono impostati tutti sotto delle voci, aggiornamenti, manutenzione, secondo me è molto più intuitivo da questa parte, perché se vogliamo andare a vedere l'elenco delle opzioni di manutenzione clicchiamo qui e ci dà l'elenco completo, però non sono tutte compatibili, ma la stragrande maggioranza è compatibile. Per esempio lo start e stop almeno per ora non è compatibile con la nostra Nissan Qashqai, perché ragazzi qui non viene riportata la Nissan, vedete ancora non è supportata dalla Nissan. Queste sono tutte le autovetture supportate per quanto riguarda lo start e stop, per andare a modificare lo start e stop Volkswagen, BMW, Mini, Citroen, Peugeot, ma ancora la Nissan non è presente. La chiave elettronica, la famosa key, vediamo se viene supportata. Ok, sui prodotti con funzionalità complete andiamo a vedere Nissan. Girare la chiave su on, quindi sul quadro acceso. Una volta che ha fatto la scansione completa ci dice dopo l'operazione di sostituzione o installazione quando sei o quando si esegue la registrazione della chiave. Quindi possiamo registrare la chiave, qui si va a cancellare tutti i codici della chiave. No, torniamo indietro. E da qui ci dice sostituire solo parte nuova, sostituire il BCM solo per nuova, sostituire l'unità blocca sterzo solo per nuova. Diciamo che alla fine di queste 35 opzioni gratuite parecchie funzionano, ma ci sono ancora le restanti che non sono supportate dalla nostra Nissan e speriamo che vengano inserite al più presto per avere veramente uno strumento completo a nostra disposizione. Ora vediamo la funzione ovviamente di diagnosi e andare a vedere eventuali errori che ci sono all'interno delle nostre centraline. Va a fare la scansione completa, va a leggere il VIN in maniera automatica, quindi il telaio e il modello della vettura. Non dobbiamo fare nulla, vedete Nissan, eccolo qui. Telaio, anno e marca e va in automatico. Io andrei a fare una ricerca automatica. Scansione intelligente o scansione del sistema o scansione singola. Io farei scansione intelligente. E da qui va a scansionare tutte le centraline supportate da questo strumento. Ha trovato 4 DTC che sarebbero errori. Modulo gestione motore ECM, sensore solare, macchina laser e funzionamento elettrico. Possiamo andare sia sull'intelligenza artificiale per capire di cosa si tratta e vediamo se funziona bene questa intelligenza artificiale. Ci dice definizione del guasto, linea di comunicazione CAN, manifestazione del guasto, guida alla riparazione, verifica del sistema elettrico, test del sistema elettrico, test del componente. Vediamo un attimino che dice. Guida alla riparazione dettagliata. Qui ci dà uno schema elettrico. Qua sì, ci dà dei suggerimenti, ma non è che ci risolve il problema, ok?
quindi torniamo indietro e vediamo se a parte possiamo andare a fare una ricerca anche su direttamente su internet del guasto. Eccolo qui, codice OBD2 1000, cause, sintomi e come correggerlo. Fatto ciò, possiamo andare a vedere l'errore. Ci dà una serie infinita di informazioni. Allora, vediamo invece come resettare l'errore. Cancella DTC. Ok. I quattro errori sono stati resettati. Possiamo anche andare a ricercare un eventuale guasto. Qui c'è la libreria dei codici di errore e andiamo a selezionare per ipotesi P2453. Facciamo una ricerca e vedete che ci dà sensore pressione differenziata del filtro per il particolato diesel. Quindi abbiamo un database di tutti gli errori che possiamo andare ad inserire e capire di cosa si tratta. Nella voce gadget abbiamo la possibilità di andare a scaricare o modificare le applicazioni che abbiamo all'interno di questo strumento. Abbiamo, vedete, Google Chrome, abbiamo la gestione dei file per andare a esplorare internamente alla nostra memoria, abbiamo la galleria dove salviamo magari eventuali foto, Gmail, YouTube. In più abbiamo la possibilità di installare eventuali moduli aggiuntivi, opzionali, TPMS, endoscopio, oscilloscopio, stampante, tester, batterie. Vedete che questo strumento è veramente, ragazzi, molto ma molto professionale. Bene amici, il video termina qui. Cosa mi è piaciuto? Sicuramente uno strumento completo e funzionale. Possiamo ricercare e resettare gli errori, come un po' tutti gli OBD2, ma la cosa che è sicuramente molto utile è per quanto riguarda la manutenzione delle nostre autovetture. Io aggiungerei anche la facilità di utilizzo. Avete visto che è molto semplice utilizzare questo strumento, quindi per persone poco avvezze come il sottoscritto, perché non sono né un tecnico e né un meccanico, possiamo fare tantissime cose. Immaginate cosa può fare questo strumento in mano a un professionista. Altra cosa da evidenziare sono gli aggiornamenti a vita, una filosofia di marketing che sta, diciamo, coinvolgendo un po' tutti i marchi di OBD2. Come al solito ci sono anche delle cose che non mi sono piaciute del tutto, che non mi hanno convinto del tutto, e cioè la prima è il costo, diciamo un pelino un po' elevato, superiore alle 400 euro. Poi ragazzi, qua sotto vi lascio tutti i link nella descrizione del video con eventuali codici sconto per portare a casa questo strumento ad un prezzo un po' più abbordabile. La seconda cosa che non mi è piaciuta è per quanto riguarda le 35 funzioni gratuite a vita per la manutenzione della nostra autovettura. Lo start e stop non è presente la Nissan, quindi non possiamo andare a disabilitare dalla centralina lo stesso, ed altre cose che ancora non sono supportate. Quindi spero che Mucar vada a inserire ulteriori modelli di autovetture per rendere veramente completo al 100% uno strumento spettacolare. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Mi raccomando, lasciate un commento qua sotto su perplessità, dubbi o suggerimenti per quanto riguarda questi strumenti OBD2. Buongiorno Francesco, ciao belli, stai bene, alla prossima.